Quindi la mente afferma qualcosa di vero, cioè che voi potete leggere tutto questo in modo diverso, ma racconta qualcosa di falso. Non è che voi potete sottrarvi all'interconnessione come legge fondamentale della vita. Torniamo alla questione della compartecipare. Questa struttura lega gli esseri al compartecipare con proprio una certa qua specificità, per. Questo per non appartiene al singolo essere. È già iscritto. Quello che voi chiamate finalità non è altro che l'intrinseco modo di essere della vita. Attenti bene, un altro mi può dire: ma scusami, alcune volte l'uomo altera le connessioni. Sì, certo, altera l'uomo. L'uomo può alterare le connessioni. Ma nel momento in cui altera le connessioni, nascono altre connessioni. E la vita, molte volte un po', come dire, distorta dall'uomo, continua a riprodursi comunque. Adesso dirò qualcosa di estremamente, come dire, banale da una parte, ma che irrita la mente. Una nube tossica si lega ad altri aspetti. Ah certo, pensate alle trasformazioni chimiche che succedono nella Terra. Produce altre forme di vita, distorte, sì, ma le produce. Posso dire che l'uomo ha alterato le connessioni, sì, ma la vita che sorgerà o la distruzione parziale di certe forme di vita non è altro che il risultato, ancora una volta, di altre connessioni che si creano. È chiaro? Sì. So che l'uomo non ama molto parlare di questo, perché questo mi toglie il protagonismo dell'uomo. Toglie il protagonismo dell'uomo anche quando l'uomo è protagonista nell'alterare certe forme, come dire, di connessione, quindi certe forme, e magari arrivando a distruggere certe forme di vita. Ma guarda caso si generano altre forme. Non previste dall'uomo. Non previste dall'uomo, certamente. Non guidate dall'uomo. Non guidate dall'uomo. Addirittura talvolta che sfuggono completamente al controllo dell'uomo, producendo per l'uomo dei piccoli mostri, diciamo, mostri nel senso distorsioni mostruose. È chiaro. È troppo banale dire che quel per è per la vita. Beh, diciamo, quel per indica semplicemente che l'uomo, o meglio, ogni essere, è semplicemente funzione della vita. Ma questo lo vedremo. E dico funzione proprio per togliere di mezzo quel per che rimette in campo l'uomo, o rimette in campo un altro essere come protagonista.